Salve a tutti cari amici e benvenuti in un nuovo video di Elden Ring. Anche oggi un video qua sul mio canale, sono sempre SeanTrueSilver, ma utilizzeremo, come ben sapete, il personaggio di Anna Lightwood, il personaggio dedicato alla mia amica Anna, che anche lei ha un canale qui su YouTube e come sempre vi invito ad andare sul suo canale, ve lo lascio in descrizione. Fine video, ragazzi, se vedete il video tutto alla fine, miniature, cliccate, andate direttamente da lei per visionare i suoi lavori su Elden Ring. Perché anche lei sta portando adesso praticamente video di Elden Ring. Ora, partiamo subito. Cosa facciamo in questo video? Come da titolo ci andiamo a prendere la katana meteoritica, ovvero spada meteoritica, viene chiamata qui, ma è una katana. Dove siamo? Guardate bene dove siamo. Terre di Kaleid, giusto? Strada maestra di Kaleid meridionale. Dobbiamo salire e raggiungere questo luogo, il punto in sosta di rovina di Kaleid. Lì ci sarà un forziere che conterrà la nostra spada meteoritica. Adesso noi partiamo a cavallo, appunto, sempre in sella al nostro orribile torrente, come vi dico sempre, ragazzi, è un cavallo veramente brutto. Mi manca anche l'aria quando devo parlare di torrente, cioè una roba incredibile. Un giorno dato vi muoio mentre vi sto facendo un video, Quindi saranno contenti gli hater di sta cosa. Comunque, detto ciò, noi andiamo avanti e girate qua in queste rovine. Dobbiamo trovare una grotta, una caverna che scende. Quindi non è qui. Vediamo qui. Diamo un'occhiata attorno. Eccola là. Scendiamo. Allora, io ho già eliminato qualche nemico, in realtà trovate queste specie di scolopendre, no? Se così possiamo chiamarle. Prepariamoci a scendere. E soprattutto mettiamoci la lanternina, ragazzi, perché lì sotto è davvero buio, che ve lo dico a fa. Allora, qua ci saranno un bel po' di nemici. Fortunatamente che la nostra lacrima RTS, come vedete, non teme nulla, così come non temiamo neanche noi. Però è pieno veramente di nemici di ogni tipo. Controllate bene di aver eliminati tutti per non aver sorprese addizionali, appunto. E ora apriamo questa porta. Aprite questo forziere e qua dentro troverete la spada meteoritica. Ecco qui. Non posso equipaggiare perché non ho il requisito di destrezza, di intelligenza necessario con questo personaggio, però come vedete, katana di metallo in grado di sterminare le forme di vita provenienti dalle stelle. Infligge danni magici, quindi quando affrontate dei nemici tipo Astrei, mi sembra, o altri nemici che sono legati al cosmo, è particolarmente efficace con un danno segreto contro questi nemici. Così ho capito, Infligge danni magici, quindi c'è uno split damage, ragazzi. Come vedete bene, c'è danno fisico e danno da magia. La lama è pesante e si abbatte su un nemico con tale ferocia da ricordare l'impatto al suolo di una meteora. L'abilità, la Gravitas, abilità dei campioni di alabastro dalla pelle di pietra. Conficca armamento nel terreno per creare un pozzo gravitazionale, oltre a infliggere danni, attira i nemici verso l'esecutore. Ragazzi, una grandissima weapon art che non posso mostrarvi perché questo personaggio non può usare la katana meteoritica. Comunque, io spero che questo video, ragazzi, vi sia servito per ottenere la spada meteoritica. Noi ci fermiamo qui per questo video. Vi chiedo di lasciare like a questo video se vi è piaciuto, se vi è stato utile, per trovare la katana meteoritica, la spada meteoritica, chiamiamola come vogliamo, il concetto l'abbiamo capito. Se vi piacciono i miei contenuti, i miei mini video guide su Elden Ring, che ve ne sto portando tantissimi in questo periodo, vi chiedo di iscrivervi al mio canale. Iscrivetevi, attivate la campanella in alto a destra e in questo momento dovreste ricevere sempre in questo modo, appunto, notifiche di quando vado online con un nuovo contenuto. Ci mettiamo un se perché so che certe volte le notifiche non arrivano.
comunque sì, in linea di norma dovreste ricevere. Io a questo punto vi saluto, vi ringrazio per aver visto il video e spero vi sia veramente stato d'aiuto. Alla prossima!